sono stati riconsegnati a Don Mario Camborata, parroco della chiesa di San Giovanni Battista a Scapezzano di Senigallia, i due dipinti rubati nel 1997 nella chiesa rurale Madonna del Soccorso e rinvenuti poco tempo fa in un casolare abbandonato nel comune di Cortino dai carabinieri della stazione di Tossicia. Le due opere, olio su tela di autore ignoto, risalgono al periodo tra il XVI e il XVII secolo, hanno dimensioni di 60x50 cm e sono prive di cornice. In una è raffigurato San Vincenzo Ferreri, nell'altra la Santa Famiglia. Il ritrovamento rientra in servizi di pattugliamento che ogni tanto svolgiamo anche nelle aree periferiche proprio per scandagliare appigli tattici e nascondigli che conosciamo come tipici per occultare merce rubata, e talvolta è stato anche oggetto di nascondigli importanti per latitanti. Quindi noi non saltuariamente pratichiamo anche questi tipi di servizi in zone più periferiche. Questa volta questo tipo di servizio ci ha dato. È chiaro che eravamo stati anche allertati da un andirivieni costante in quella zona e quindi da segnalazioni dei cittadini senza i quali non si può mai prescindere, e questo tipo di azione ci ha portato a questo importante rinvenimento, per il quale oggi rendiamo, credo, nuovamente felice un'altra comunità, questa di Senigallia. Abbiamo avuto la presenza qui di Don Mario, parroco della parrocchia di Scapezzano, il quale ci ha manifestato tutta la sua gratitudine e quella della propria comunità. Adesso i dipinti, dopo oltre 25 anni dalla data del furto, torneranno a Senigallia, dove saranno esposti alla venerazione dei fedeli, che nonostante il tempo trascorso dal furto non hanno mai perso la speranza di poter riavere indietro i propri simboli, che indipendentemente dal valore storico-artistico hanno un estimabile valore devozionale. Ricollocheremo nella chiesa parrocchiale perché la chiesa di campagna, che vedeva una grande festa fino a 10 anni fa, era una zona, ecco, di campagna che radunava le persone, i contadini, eccetera, è diroccata, ha subito due terremoti e la proprietà è del comune. Quindi stiamo cercando di studiare con il comune un possibile restauro. Speriamo nella riapertura. Ecco, non è facile reperire fondi come è facile immaginare, però il Comune mi ha dato buone possibilità di poter riaprire questa piccola chiesa di campagna.